Ciao ragazzi e ciao ragazze, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. Nelle ultime settimane abbiamo parlato di regali natalizi e ragazzi, questo video cade a fagiolo perché Cinereplicas mi ha inviato un pacco, è la prima volta che collaboro con loro, sono super orgoglioso, super contento e mi hanno inviato delle cose molto natalizie che adesso vi mostrerò e che troverete tutte linkate sotto in info box come sempre. La prima cosa che mi hanno inviato è una replica ed è la replica della cravatta che Silente regala a Theseus, quindi una delle cose che Silente nel film I segreti di Silente lascia a ognuno dei personaggi. Vi ricorderete la scena del treno e lì viene data questa cravatta a Theseus Scamander. Ragazzi, è molto molto bella, è ovviamente una cravatta indossabile, una cravatta anche di buona qualità che è possibile indossare e ragazzi, guardate quanto è bella. Abbiamo la Fenice che è appunto lo stemma dei Silente ed è anche l'animale simbolo della famiglia Silente qui su questa cravatta che poi nel film si rivela essere una sorta di passaporta. Ragazzi, io non vedo l'ora di aggiungerla in collezione. Adesso togliamo anche la scatola. Vediamo, non vorrei rovinarla. Ok, sono riuscito a tirarla fuori. Ragazzi, guardate quanto è bella. Mi piace davvero tantissimo. Ovviamente, prodotto ufficiale Warner Bros. È questo di diritto in collezione. Quindi, grazie mille a Cinereplicas. Ma adesso spostiamoci sui pezzi forti di questo invio perché mi sono stati mandati i nuovissimi calendari dell'avvento 2022 di Cinereplicas, che di solito tra tutti quelli a tema Harry Potter, secondo me sono quelli che contengono le cose più carine. E il primo è questo qui, si tratta di un classico calendario dell'avvento con le caselline da aprire una per una durante le varie giornate, sono 24 caselline e andrete a trovare all'interno diversi piccoli gadget. Questa è la versione, tra virgolette, più economica dei calendari di Cinereplicas, che apriremo però completamente in un altro video. Nel prossimo apriremo questo calendario completamente insieme. Invece oggi apriremo la versione premium del calendario dell'avvento di Harry Potter, che è questa qui. Questa è una versione un po' più costosa, ma che contiene anche dei gadget naturalmente più importanti. E se andiamo a togliere questa fascetta qui, nella parte bassa del calendario, che ha una scatola, ragazzi, fenomenale, è davvero bellissima. Se riuscissi a togliere questa fascetta sarebbe una ottima cosa. Ok, ci sono riuscito. Ragazzi, questo calendario è bellissimo perché può essere anche riutilizzato. Intanto ve lo faccio vedere. Guardate quanto è bella la grafica. E una cosa altrettanto bella è anche la chiusura che ha qui sul dorso, qui nella parte che si va ad aprire, non tanto sul dorso, ma sulla parte opposta al dorso. E abbiamo lo stemma di Hogwarts in metallo, spero riusciate a vederlo dalla videocamera. E si va ad aprire il nostro calendario. E aprendolo, ecco che all'interno abbiamo 24 scatoline. 24 scatoline, tutte di forma diversa. E all'interno andremo a trovare tutti i nostri gadget. E questo adesso lo andremo ad aprire insieme. E poi, grazie a questo calendario, c'è anche un concorso che è possibile trovare all'interno una card che vi farà vincere una replica in scala 1 a 1 della Nimbus 2000. Sicuramente l'avrete vista, è l'unica Nimbus 2000 ufficiale in vendita, la Cinereplica, perché è uguale a quella utilizzata nei film. Costa tantissimo quella scopa e trovando questo golden ticket all'interno del calendario vincerete una di queste scope. Quindi sicuramente io non lo troverò all'interno di questo calendario, ne sono certo, ma ragazzi, tentare non nuoce. E devo dire che sarebbe davvero un bellissimo regalo, un bellissimo premio. E anche questo calendario, secondo me, è un bellissimo regalo da fare se magari avete qualcuno
che festeggerà il proprio compleanno prima del mese di dicembre, sarebbe una bellissima idea così da poterlo, da fare un regalo che lo accompagnerà per tutto l'avvento. Ma adesso io do un bel taglio alle ciance, direi di cambiare inquadratura, così potrete vedere meglio quello che troverò all'interno del calendario e andare assieme ad aprire tutte e 24 le caselle. Ecco qui il nostro bel calendario premium con la sua bellissima apertura con lo stemma di Hogwarts, mi fa impazzire. E andiamo a scoprire all'interno, guardate quanto sono belle queste scatoline. Io questo sicuramente lo conserverò vuoto e magari lo riutilizzerò per fare un altro calendario. Ma ragazzi, cominciamo dalla numero 1 che è questa qui con la sciarpa di Tasso Rosso. Molto belle queste scatoline, davvero bellissime. E all'interno, bello, questo lo metto sull'albero sicuro. Abbiamo una decorazione natalizia a tema Gringotts. Mi piace un sacco. Questa la rimettiamo a posto. E prendiamo la numero 2, che invece è... Dov'è la numero 2? Perché non riesco mai a trovare i numeri, eccola qui, abbiamo Harry e Ron. Molto pesante questa qui. Vediamo cosa c'è all'interno, cosa nasconde, apriamola da qui. Dei calzini. Ci sta. Andiamo ad aprirli, vediamo. E vediamo. Che belli, fighissimi. Mi piacciono un sacco, sono dei calzini blu con l'H di Harry. E adesso cerchiamo la numero 3, eccola qui, questa è enorme. Tiriamola fuori, serpeverde, molto bella anche questa scatola. Un altro paio di calzini, wow, davvero cose utili. Ah no, non sono dei calzini, non sono dei calzini, sono dei guanti da bambino. Io ho le mani piccole, potrebbero anche entrarmi, ma probabilmente sono da bambino. Continuiamo, casella numero 4. Eccola qui in basso, è piccolina, vediamo cosa c'è all'interno. Che carina! Una spilla di Tasso Rosso con il calice, davvero ben fatta, è in metallo, molto molto bella. Al momento devo dire sta andando super bene. E qui troviamo già la numero 5 con Grifondoro. E all'interno vediamo cosa troviamo. Qui abbiamo degli sticker glow in the dark, carini ma non mi fanno impazzire, sono sincero, non mi piace trovare gli sticker. Qui ne abbiamo un altro, vediamo cosa c'è, numero 6, numero 6, ragazzi, ecco qui, serpeverde, vediamo cosa c'è all'interno, abbiamo Sirius, una card. Credo calamitata, ma non sono sicuro. Una card lenticolare di Sirius. Carina, carina. Ci sta. Vediamo. Ancora andiamo oltre numero 7. Qui in alto, casella piccolina. Prima abbiamo trovato la spilla. E adesso cosa troviamo? Vediamo un po'. Oh, ok, credo sia una pezzuola per gli occhiali. Vediamo, vediamo. Eccola qui, carina, con Hogwarts, la bacchetta, le pozioni, la cioccorana. Mi piace, carina. Questa anche per pulire lo schermo dello smartphone va sempre bene. Quindi la mettiamo qui. E adesso numero 8, che è subito qui accanto, sempre piccolina. E in questo caso troviamo una patch di Hogwarts, anche questa sempre utile, si può attaccare allo zaino, si può attaccare in un cosplay, in un mantello, quindi non da sottovalutare. Questa può essere riutilizzata in modi creativi, quindi va benissimo. Adesso numero 9, casellina un po' più grande di Grifondoro. Questa pesa un sacco. Pesa un sacco. Vediamo cosa c'è dentro. Come diavolo si apre? Ok, si apre da qui, da qui, da qui. Abbiamo Harry. Vediamo, abbiamo Harry. Vediamo, montiamolo. Sembra una sorta di Harry versione gomma da cancellare. Vediamo.
pesa un botto. Abbiamo la testa, il corpicino e la sciarpa. Ok, sì, così. E mettiamo la testa dove ha anche un bel buco, quindi credo che ci sarà altro da metterci, perché abbiamo un buco sopra e dei buchi sulle mani. Ci sarà qualcos'altro. Numero 10, eccolo qui. Apriamo anche questo, vediamo cosa c'è all'interno. E infatti abbiamo altri pezzi di Harry, ma lo immaginavo, perché sembrava proprio incompleto. E vediamo, abbiamo Edwige, il cappello parlante, la bacchetta, ok, abbiamo un sacco di roba, abbiamo un botto di roba. Ecco qui, e andiamo ad aggiungerla. Ecco qui il risultato finale, vi dirò la verità, il cappello parlante stenta un po' a rimanere sulla testa, però è molto molto carino, molto carina anche Edwige, e sono in materiale gommato. Adesso casella numero 11, altra casellona molto leggera, e all'interno abbiamo un tag per la valigia, e quindi va benone. Qui nome, cognome, città, indirizzo, si attacca alla valigia. Abbiamo il gancio in plastica, anche questo utile, visto che all'aeroporto se ne fregano uno ogni volta che ci metto piede. E andiamo ancora avanti, casellona numero 12, eccola qui con la bacchetta. Siamo a metà calendario e per ora sono soddisfatto. Abbiamo un pacchetto di post-it con Hogwarts, carinissimi, carinissimi anche questi. E poi andiamo ancora avanti, numero 13 qui accanto, e all'interno abbiamo che cosa? Questa che è enorme, cos'è? Cosa sarà mai? Una sorta di tovaglietta, enorme ragazzi, gigantesca, davvero grande, molto molto carina da portare in borsa, mi piace. Adesso andiamo ancora avanti, numero 14, Edwige, vediamo cosa c'è qui. Qui abbiamo, cos'è? Lo stampo per i biscotti con il faccione di Harry. E poi andiamo ancora avanti, casella numero 15, qui in alto, piccola ma pesantuccia. Cosa c'è qui dentro? Abbiamo un portachiavi, super super carino, questo qui con Edwige. Casella numero 16, dov'è? Eccola qui. Corvo nero, casellona bella grande, con all'interno, spero siano dei calzini, sono dei fantasmini, fantasmini natalizi, super super belli anche questi, con la cerve, doni della morte, gli occhiali, lo stemma di Hogwarts, di Edwige, i fiocchi di neve, belli, morbidissimi. Siamo a due paio di calzini e un paio di guanti, quindi top. E poi 17, questo casellone enorme, cosa c'è all'interno? Abbiamo gli occhiali, gli spettrocoli di Luna, sono in cartone, rigido, ma molto carini da aggiungere in collezione, visto che costano uno sproposito questi occhiali, costano davvero tantissimo. Cos'è saltato fuori nel frattempo? Il 18, lo lasciamo qui, vediamo, andiamo a montarli. Eccoli qui, basta incastrare le stanghette degli occhiali e si possono aggiungere in collezione. Ovviamente sono in cartoncino, ma da mettere esposti non sono per niente male. Adesso casella 18, che era già saltata fuori, questa super piena. Vorrei non strapparla, ok. Abbiamo il ballo del ceppo, quindi vediamo. Vediamo cos'è questo ballo del ceppo, cosa ci nasconde? Dovrebbe esserci un'apertura, spero, presumo. Ok, eccola qui. E abbiamo un bel sacchettino, un sacchettino con i cordini del ballo del ceppo. Mi piace davvero tanto. Credo che lo riutilizzerò nella collezione in qualche modo, ma molto molto bello, anche perché ho acquistato su Vinted una cosa molto carina del ballo del ceppo e magari qui dentro potrei anche metterla. E andiamo avanti, casella numero 19, eccola qui. Cosa c'è? Vedo dell'oro.
Una collana è in metallo, tutta dorata, col boccino d'oro che si può, volendo, anche sganciare e utilizzarlo in un altro modo. Super, super carina, davvero bella, davvero un regalo davvero bello per un calendario dell'avvento. È ovviamente tutto sotto licenza Warner Bros., quindi, ragazzi, ha anche un suo valore, tra virgolette. Quindi molto molto apprezzato, casella numero 20, eccola qui. Cosa abbiamo? Apriamola. Abbiamo un altro portachiavi, con la bacchetta di Harry ed è uno di quei portachiavi apri bottiglie. Ok, carino, ma non troppissimo. Ok, carino, lo accettiamo. Lo accettiamo, in mezzo ogni tanto ci sta. Che non ci sia qualcosa di proprio sensazionale, e poi andiamo alla casella numero 21, che è qui sopra, qui in altissimo. E nella casella 21 abbiamo questo che è un palloncino da utilizzare magari per una festa. C'è scritto Happy Holidays, quindi per le vacanze natalizie, ma secondo me per una festa a tema Harry Potter va comunque più che bene. E andiamo ancora avanti, numero 22, questo pacchetto così lungo con la bacchetta di Harry sopra. Si apre da qui, vediamo cosa c'è qui all'interno. Abbiamo una penna con Hogwarts, lo stemma, molto delicata, va bene anche la penna, comunque sempre una cosa utile. E poi ancora ci restano altre due caselle, quindi numero 23 qui, bella grande. Vediamo cosa c'è. Un'altra decorazione, fantastico. Ragazzi, Nimbus 2000, sempre decorazione in legno che fa il paio con questa qui della Gringotts, quindi queste assolutamente sul mio albero di Natale. E ultima casellina, sì, resta l'ultima. La numero 24. Qui abbiamo invece un altro paio di calzini. Benissimo, questo col boccino d'oro. Mi apro alla chiusura, molto molto belli. E ragazzi, a questo punto io vi straconsiglio questo calendario dell'avvento perché abbiamo trovato ben tre paia di calzini, ma poi anche lo stampino per i biscotti. Abbiamo trovato le decorazioni per l'albero di Natale. Portachiavi, collane, il sacchetto del ballo del ceppo, quindi super consigliato, davvero. Ed eccomi di nuovo qui, ragazzi, col mio calendario dell'avvento ormai totalmente vuoto. E devo dirvi che davvero mi è piaciuto un sacco. Le cose che più mi hanno entusiasmato sono sicuramente i calzini, perché sono davvero molto belli e ben fatti. Le decorazioni per l'albero di Natale, il sacchetto del ballo del ceppo, la spilla della coppa di tasso rosso. Ci sono davvero tante piccole cose molto molto carine. Secondo me sono davvero pochissime le caselle che non entusiasmeranno chi comprerà questo calendario, e questa è già una cosa che va assolutamente a suo favore, perché di solito si hanno due o tre caselle belle e poi il resto tutta schifezza. Invece questo calendario secondo me vale assolutamente la pena di essere comprato. E non ci resterà adesso nel prossimo video che andare ad aprire, a spacchettare l'altro calendario, e quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana per scoprire cosa troverò nell'altro. Io ringrazio ancora tantissimo CineReplicas per avermelo inviato, sono super super contento e soddisfatto. E ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti, mi raccomando, trovate tutti i link sotto in info box, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram antonio.seria e noi ci vediamo la settimana prossima col nuovo calendario. Ciao!